Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere il mio zaino. Allora, il mio zaino è questo. E guardate, c'ha delle orecchiette così. E pensate che non fanno niente. Ma sono orecchiette magiche. E che gli fai? Perché io tiro questi bottoni che si muovono le orecchiette. Ma questo sarà il tuo primo zaino? Sì, mi piace tantissimo. Ma me tu? L'hanno regalato ieri. Benissimo. Ma quindi tu vai alla scuola? Prima. Alla primaria, ragazzi. Ecco perché ha tutto nuovo. Quindi facci vedere cosa hai dentro questo zaino per il tuo primo anno di scuola dei grandi. Allora, ma che cos'è? Qua è dove metto le matite piccole, medie, grandi. Ah, ecco come è fatto carino. E Sonia c'ha la borraccia. Ok, ma ce lo fai vedere un po'? Apri un po' la zip. Non c'è ancora niente? No, non metterò. Ma è carino. Io lo userò solo così perché, vabbè, le matite piccole ci entrano. Eh certo. Ok, poggialo qua. Poi, primo oggetto fatto. Primo oggetto, quindi un porta, un astuccio. Poi, cosa serve per la primaria? Per la scuola? Vediamo. Ma una borraccia! La borraccia serve trasparente perché le maestre devono vedere cosa si deve mettere. Si deve mettere solo acqua. Esatto, perché c'è qualche bambino che ci porta il tè, la Coca-Cola, la birra, il vino. Beh, se lo chiedono trasparente un motivo c'è, quindi devono vedere che all'interno c'è solo acqua. Io l'ho scelta così perché dietro c'è questo. E certo. Poi tutto trasparente. Perfetto, e l'hai scelto di mini. L'immancabile mini. Trasparente. Ah, tu la volevi di Trilli, ragazzi, lei la cercava di Trilli, però a me piace moltissimo questo di Mini. Mini è sempre Mini, non va mai di moda. Adesso, quindi facci vedere un po' questo zaino e l'astuccione grosso che ha al davanti. È troppo bello. Quindi c'ha una bella tascona che potrai mettere tutte le cose. Poi, ragazzi, qua ti aiutavo, pensavo che... Ok. Ma un unicorno, ora sto vedendo che c'aveva anche il corno. Ok, si apre. E vediamo ragazzi. L'agenda! Ma questo è un diario segreto. Ma è troppo puccioso. E quindi lì ci scriverai tutte le letterine che amo di tutti i miei amichetti. Ah, quindi farai disegnini e cose o segnerai i compiti per casa? No, io... Per i compiti per casa abbiamo comprato uno insieme. Dove ce l'hai? Fallo vedere. Allora, questo è un diario così, semplice e segreto. Io gli scrivo una letterina e glielo passo. E lei mi scrive la letterina e me la passa. Hai capito, Sonia? Avete capito, amichetti? E poi a me dopo. Ragazzi, dopo ci sarà anche il back to school di Sonia. Ma adesso, ragazzi, il pezzo forte. Questo... Un pezzo bellissimo, quindi... Soprattutto un messaggio bellissimo, faccelo vedere. Non c'è l'astuccio, eccolo. No, dice l'altro, aspetta. No, va l'astuccione. Ok. Intanto vi faccio vedere il libro. No, il libro, questo sarebbe il diario dove scriverai i compiti per casa. Scrivili però, Sì. Ok. giralo, ragazzi, guardate Sara, quale agenda per andrei scuola alla andrei alla grande. Questo è un messaggio fantastico.
E fai vedere all'interno con me. Prima questo. Ok. Ah, c'ha dei sticker. Allora, un po' vi spiego tutto. Se io sbaglio, metto X. Se io faccio bene, metto... Ok. Se io faccio il compleanno, metto questo. Ah, il giorno del tuo compleanno, cioè metterai questo. Oppure di un compleanno di un amichetto. No. Così ce l'hai... No, no. Solo il tuo. Okay. No, te lo sprego per gli altri. Mazza, oh. Sì. Ok. Quando amo qualcuno... Quando la mattina... Sei felice? Ok, le personalizzi. Per esempio, qua lunedì scriverai la data perché imparerai a scrivere Roma 15 settembre. Ho capito, questi mi aiutano. Ok, sì, 1, 2, 3, 4 compiti. Eh sì, metti là nel coso 4 compiti. Bello, molto bello, mi piace molto questo diario. È troppo bello, non ho... Oh, oh, la borraccia adesso. Occhio, perché si rompono. È volata la borraccia. Che ci fai vedere altre pagine? Mazza, puoi scrivere tantissimo, certo, dovrai scrivere tutti i compiti che la maestra ti darà. Vabbè. Va bene, e anche questo... Una bellissima scelta, ragazzi, mettete like se vi piacciono tutte queste cose che Sara ha scelto per la scuola. Ma hai altro da farci vedere? Sì, sì. Cosa? Il tocco finale. Il tocco finale. Lo stuccio. Questo sembra, bellissimo. Questa parte sembra da bambini, ma questa no. E vabbè, perché tu che sei grande, non sei bambina? Non so, bambina. Sei, adesso vado alla scuola dei grandi. Ok, mi sembra uguale alla borsa, vero? Con l'unicorno, l'arcobaleno, tutto. Fai vedere. Queste sono le mie matite. Bellissime. Wow, guardate questo rosa quanto è carino. Color carne che Sara adora. Ragazzi, ma lo sapete che Sara disegna molto, molto bene? Troppo bene disegna. Troppo. Molto bene. Senti, qua al secondo... È finito qua. No, perché... Facci vedere. E ci stai a far vedere le mutandine? Che cosa? Allora. Quindi lì le matite. Poi... Perché ragazzi, è la prima volta che Sara ha l'astuccio, perché la materna aveva il barattolino con le cosette all'interno. È la prima volta che aveva un astuccio nuovo. E guardate, mamma mia, io adoro questi rosa, bellissimi. Io ragazzi amo questi colori fatti così. Bellissimi, molto belli. E nella prima parte facci vedere cosa si trova nella prima parte. C'è una gommona. Ah sì? Fai vedere. Una gommona, una gomma. Voglio cancellare allora, Bellissima. Mi raccomando, non cancellare i compiti come faceva fa tua sorella. Vai. Che cos'è? Ah, sempre lo stesso. Ho aperto le matite. Vai. E allora nel primo scomparto... Guardate la gomma, il temperino, questa pillola, la colla, la matita, forbici. E queste per evidenziare. Certo, tutto molto bello, bello, bello. Bene ragazzi, quanti di voi hanno scelto questa marca? SJ Sara Gang. Sara Gang. Sara Gang. Una gang, Sara. Benissimo, ora voglio che ci fai vedere bene bene lo zaino all'interno. Ha uno scomparto solo o due? Facci vedere. Due, perché? Ah, ma hai i quaderni? Ancora no, perché la maestra non ci ha dato ancora la lista. Ok, va bene. Intanto noi ci siamo
preparate con queste cose. Poi qua c'è una tasca dove metterò tutti i libri di Ari. Brava, libri di Ari e tutto. Poi c'è un'altra tasca. Ah, ecco, qua puoi dove scegliere. Dove metto gli astucci e tutto. Ok, che le puoi dividere. E poi c'hai anche qua che puoi mettere, non so, la borraccia, la cose che... Ok, perfetto. Perché pure questo è grande. Eh sì, e guardate dietro com'è fatto. Ragazzi, molto molto carina. Ragazzi, è l'unicorno che io ho visto prima. Ragazzi, ma mi addrizzi un po' le orecchie. Sì. Allora, io metto sempre così. Lo metto sempre così a scuola. Perché così loro non sanno che sia. No. Quindi non lo sanno che sia. Ma qualcuno l'avrà scelto questo zaino. Allora, ragazzi, metteteci giù, scrivetecelo giù nei commenti quanti hanno scelto la borsa, lo zaino, come quello di Sara. È troppo, troppo bello, bello. Da quando me l'hanno detto, volevo dormire con questo. Ok, però lo sai che te lo dovrei tenere sulle spalle? Noi andiamo a piedi a scuola, quindi va bene, dai, che tu sei forte. Allora, ragazza, hai finito di farci vedere tutto? Cosa ci farai vedere altro nel prossimo video? Dove metterò l'outfit? Ragazzi, allora, nei prossimi video Sara vi mostrerà anche il suo armadio, come l'ha decorato, come l'ha sistemato, per non perdere tempo, essere casinato. Quindi ancora dobbiamo sistemarlo e ci farai vedere anche dei outfit, dei capelli, giusto? Troppo folle. Ok, così la mattina non perdiamo tempo. Mi fai questo, non mi fai quello, non mi fai quello. Sappiamo già cosa dobbiamo mettere e cosa dobbiamo fare. Bene. Ok, allora Sara, io ti faccio in bocca al lupo per il tuo primo giorno di scuola. Salutiamo gli amichetti adesso e ci vediamo nei prossimi video.